Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e voi siete finiti di nuovo su Magni e Tesi. La ricetta di oggi è molto speciale, è una ricetta della famiglia di mia nonna, quindi trattatela bene. Cioè, non mia nonna, la ricetta. Anche mia nonna, però avete capito. Prima di partire, una doverosa premessa, specialmente per tutti i modenesi e bolognesi che ci stanno ascoltando. Questa è la versione della mia famiglia, ma come ben sapete può essere diversissima anche da quella della vostra famiglia, da quella della mia vicina di casa e via così. Come tantissime ricette della tradizione emiliana, ognuno ha la sua e va benissimo così. Questa è la nostra e spero che vi piaccia. Ingredienti e procedimento, come al solito, sono qui sotto e niente, cominciamo. Gli ingredienti sono pochi e semplici, per cui non mi dilungherò a parlarne, ma ho due precisazioni da fare. Il riso deve essere di tipo carnaroli, arborio o simili, quindi un riso molto amidaceo. Il latte dovrebbe essere vaccino, come da ricetta tradizionale, ma io che ho provato con l'alternativa vegetale per via della mia intolleranza, vi confermo che viene bene anche con quella. E ora iniziamo. Come prima cosa mettiamo il latte in un pentolino capiente, uniamo le scorze d'agrume, in questo caso arancio e limone, ma decidete voi, e poi portiamo sul fuoco a bollire. Una volta a bollore potremo aggiungere il riso e farlo cuocere finché non avrà assorbito il latte. Intanto in una ciotola a parte rompiamo le uova, e queste sono medie, e le uniamo allo zucchero. Mescoliamo bene e teniamo da parte un attimo. Un'altra cosa che possiamo fare è preparare lo stampo per la cottura. Va bene una pirofila, uno stampo da torta, quello che avete in casa. L'importante è foderarlo con carta da forno inumidita, così non si attaccherà. Una volta cotto il riso sarebbe meglio farlo raffreddare prima di procedere, ma qui il tempo è sempre poco, quindi io faccio così. Aggiungo il bicchiere di sassolino o un altro liquore, lo mescolo bene per far svaporare il riso e poi aggiungo le uova. Una bella amalgamata al composto e verso in pirofila. Come vedete, io ho scelto uno stampo abbastanza basso, ma si può fare una torta di riso anche più alta. Ovviamente i tempi di cottura saranno leggermente diversi. Molte versioni prevedono l'aggiunta di arancia candita o mandorle a pezzetti. Ogni tanto li aggiungo anche io, ma stavolta vi faccio vedere la versione più classica. In questo caso basteranno circa 40 minuti a 165 gradi statico e il risultato sarà più o meno così. Cotta e croccantina all'esterno, umida e cremosa dentro. Nel caso non la finiste nel giro di 2 secondi, vi consiglio di conservarla in frigorifero per mantenerla più a lungo. Niente, quindi la torta è pronta, avete visto, è molto semplice e se vi è piaciuta la torta, se la proverete, fatemelo sapere con un mi piace o con un commento e basta. Adesso io devo correre a mangiarmi la torta prima che arrivi la mia famiglia e la divori. Ciao!